Un gruppo terroristico jihadista, ISIS, torna a far parlare di sé per aver giustiziato ieri un cooperante inglese. Inorridito il premier inglese Cameron per la brutale esecuzione ed ha ribadito l'impegno di catturare i suoi assassini. Stessa valutazione è stata fatta dagli Stati Uniti con il presidente Obama e dalla Francia con il capo di Stato Hollande. C'è il timore per la vita di un altro ostaggio di nazionalità britannica. Nei giorni scorsi, proprio questo gruppo terroristico aveva minacciato l'Europa ed il mondo intero. Epilogo inatteso al Gran Premio d'Italia di Misano, tredicesima prova del Motomondiale 2014. Valentino Rossi ha conquistato la vittoria che mancava da un anno, al termine di una gara con tanti colpi di scena. Il campione di Tavuglia ha ingaggiato un acceso duello con Marquez, che al decimo giro ha Sempre si lottato con la importando, sua come moto cominciamo a e si sapere, però ferma. è Poi normale ripartirà ed di una alla fine temporada gira nuova tutta. quindicesimo. Il podio è completato da Jorge Lorenzo, secondo, e Dani Pedrosa, terzo, mentre un ottimo Dovizioso chiude in quarta posizione. Per Valentino è un ritorno alla vittoria dopo il Gran Premio del Belgio.